Fiera Internazionale della Bovino da Latte, edizione 2018. Siamo qui con Paolo Arienti. È superfluo spiegare le attività di Arienti, insomma, perché nel settore della vacca da latte è un po' una delle icone, per cui lo ringrazio di questa sua disponibilità e gli volevo fare subito una domanda. Ormai la gestione del raffrescamento del clima delle bovine da latte finalmente è entrata un po' nella cultura degli allevamenti italiani. Riconosco ad Arienti, considerando anche che la mia non è proprio un'età così giovanile, di essere stato tra i primi o forse anche il primo a introdurre il concetto di gestione del clima in allevamento e del raffrescamento delle bovine da latte. Arienti, è così? Esatto, sì, è proprio così. Col dottor Fantini ci conosciamo ormai da molti anni e si parla di benessere animale riferito allo stress da caldo veramente da tanto tempo. La mia azienda è stata la prima che se ne è occupata sul bovino da latte, ribadisco, e abbiamo fatto delle belle esperienze, dei passi avanti notevoli in questi ultimi anni. Cioè, è cambiato molto dalle nostre prime riunioni e dati, è veramente passato molto tempo ed è cambiato molto quello che è. E Arienti, però mi sembra anche che cambierà ancora molto, perché abbiamo visto dell'accordo che lei ha fatto con Israel Flaumenbaum, che è è il guru riconosciuto della gestione dello stress da caldo, e questa, diciamo, agreement sta dando dei risultati, cioè si sta ulteriormente migliorando questa gestione? Certo, decisamente sì, effettivamente dobbiamo riconoscere come azienda che il professor Flaumenbaum ci ha dato veramente un plus in più. Abbiamo applicato delle tecnologie, dei sistemi di raffreddamento dell'animale tipici israeliani, supportati però da dei dati certi. Ecco, questo è stato veramente il passo avanti. Cioè, abbiamo spostato l'attenzione, o cerchiamo di farlo ancora, dell'allevatore non su quante ventole montare o su che tipo, o su un motore, ma sul reale risultato, andando a controllare la termoregolazione dell'animale, cioè controllando la temperatura dell'animale, non dell'ambiente, siamo riusciti ad avere risultati eccezionali sulla produzione di latte e sulla fertilità dell'animale. Quindi possiamo dire in conclusione che è una gestione dello stress da caldo da tarare e da verificare e da mettere a punto per ogni singolo allevamento, non c'è uno standard. Esatto, ci sono degli standard, io lo definisco di hardware, cioè di macchine da utilizzare e nell'ambiente in base, guardando quello. Ma il lavoro più grosso è fare poi una consulenza. Noi l'abbiamo chiamato programma Element perché appunto non si deve fermare all'installazione di ventilatori, ma andare a controllare le temperature degli animali, perciò in ogni stalla ovviamente cambiano, e a tarare poi il sistema, il protocollo che abbiamo messo insieme con l'allevatore per come si muovono gli animali in stalla, i tempi di funzionamento degli impianti. Cioè, non basta buttare dell'acqua e muovere dell'aria, bisogna anche poi controllare tutto questo, e questo è il lavoro che ci stimola di più, ma che è il più difficile da fare. Non è il montare quattro ventole, ormai non è più il nostro mestiere. Bene Arienti, grazie anche per il lavoro che state facendo, perché il danno che crea sulla vacca da latte, soprattutto in questi mesi, è ormai noto, e quindi grazie. E grazie a voi per avermi dato questa possibilità. Grazie, grazie ancora.